Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Dario Bagatin, che mi chiede di parlare del film del 1968 di Ted Post con Clint Eastwood in piccolo più in alto. Ritorno in America nel western dopo il successo appunto della trilogia fatta con il grandissimo Sergio Leone. Il nostro continua a lavorare Clint Eastwood stavolta da star a Hollywood e si porta dietro il regista Ted Post, un mestierante di buon livello. Per un film tutto sommato è diventato caltissimo in un certo senso, seppur chiaramente non un capolavoro, non è un grandissimo film per il sottoscritto. Siamo in Oklahoma nel 1889. Jet Cooper, interpretata appunto da Clint Eastwood, acquista del bestiame che in realtà era stato rubato. Lui non lo sa, comunque viene messa la pena di morte, impiccato ad un albero. Però grazie a un convoglio di detenuti portati a giro da questo sceriffo, insomma, viene salvato e viene portato a Fort Grant per avere un giusto processo. Ma siccome quello che ha venduto, insomma, il bestiame rubato, ha confessato, il nostro viene lasciato libero e quindi subito Clint, il nostro Cooper, vorrebbe farsi giustizia da solo, ma il giudice di Fort Grant Fenton praticamente gli dice, gli dà una stella da sceriffo, gli fa portameli tutti qui che li voglio praticamente tutti, fargli un giusto processo e via dicendo. Quindi poi parte il nostro che incomincia a creare una posse per cercare di trovare tutti quelli che deve trovare, poi l'innamoramento, gli sparano, tutto quello che succederà in piccolo più in alto, insomma. Un film che parte subito ganzissimo appunto con l'impiccagione del protagonista e ti aspetti che cazzo, e invece sopravvive e riesce a portare avanti questa situazione dell'epica di questo pistolero comunque così forte, così interessante, che Clint Eastwood comunque interpreta alla stragrande. Nonostante il nostro americanizzi molto il suo personaggio, c'è poco da dire, le musiche di Dominique Frontier non fanno altro che in un certo senso andare dietro allo stile di Morricone, così come un certo tipo di regia che vuole cercare Leone. Certo, il film è molto più semplice in un certo senso, molto più diretto, però nella sceneggiatura ci sono accenni già all'attacco verso la pena di morte, c'è un'idea appunto ancora, seppur il nostro repubblicano, anticonservatrice del fatto della giustizia appunto privata. È un film particolare per quello e poi ha un bel ritmo, è un film insomma caltissimo, niente da dire, a bimbetto lo guardavo 6700 volte, diciamo. È uno di quei classici film che si guardano molto volentieri, che non perdono col tempo molto della loro forza, proprio perché sono film semplici, diritti, l'uomo che viene impiccato per sbaglio viene salvato e questo riparte, e nonostante poi trovi determinate situazioni ed è costretto in realtà, anche se non voleva, alla fine a continuare a farsi giustizia da solo, ma non completamente, insomma. Storia d'amore ben inserita, come ho detto, per un cast fantastico, Pat Ingle appunto nel ruolo del giudice, Inger Steven a fare Rachel Warren, personaggio tra l'altro bellissimo anche lei in cerca di vendetta, Bruce Dern a fare Miller, un giovanissimo Dennis Hopper, Charles McRae e molti altri, insomma, per un cast veramente ben fatto, costumi e scenografie ottime, fotografia di Richard Klein a tratti veramente da paura, per un caltone, insomma, un classico western degli anni 60, sicuramente inferiore ai capolavori del genere, sicuramente non a livelli minimo di Leone, però insomma torna ad americanizzarsi il nostro Clint Eastwood, ma lo fa attraverso comunque un film ben fatto su tutti i punti di vista, che non, secondo me, tranne un paio di sequenze non eccelle mai, ma che riesce comunque a mandare un messaggio giusto, a creare dei personaggi non così dicotomicamente ben divisi e quindi molto più interessanti di quelli insomma tutti spiattellati e uguali. Quindi per me questo film, comunque, per chi ama il western, Clint Eastwood è un passo obbligato, diciamo, perché insomma se riframo di fronte a In piccolo più in alto, solo il titolo è un cult assoluto, così come lo è il film, perché ripeto, pur non essendo un film assolutamente perfetto, ogni tanto i tempi non sono quelli giusti, nonostante poi ci siano le scene come quella dell'impiccagione che sono incredibili, con la gente tutta che sembra festeggi e sembra ci sia la festa dell'unità perché ammazza la gente, è terrificante, considerando che sono poco più di 100 anni fa, mica un miliardo, ed è un film e quindi attraverso comunque la storia di un vendicatore riesce a raccontare la storia di un'America è sempre pronta a giustiziare, sempre pronta ad ammazzare, sempre pronta a non prendersi verso questi appunto le armi, la pena di morte, tutto questo senza prendersi assolutamente le proprie responsabilità. Un film che oltretutto però come avventura, azione e western puro funziona alla grande. Quindi il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, poi seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E insomma, questo In piccolo più in alto per me è un cult assoluto, io ce l'ho, è impossibile per me non avercelo, perché è un film della mia generazione, della mia infanzia, l'ho visto 650.000 volte. Per il resto del mondo è un buonissimo western con un grande Clint Eastwood, niente da dire, con degli ottimi attori, una regia di mestiere ben fatta, che sicuramente non è un capolavoro, ma se amate il western è sicuramente anche un film insomma da vedere e rivedere.